Siamo con il dottor Schettino per fare un po' di chiarezza su quelle che sono le nuove norme, insomma, che il governo ha dettato per quanto riguarda la scuola e i tamponi da effettuare se c'è la presenza di un positivo in classe. C'è la possibilità da parte dei genitori di effettuare il tampone in farmacia, ma anche presso uno studio di analisi privato, con la possibilità di avere una prescrizione dal medico curante. Ci può spiegare nel dettaglio come funziona, dottore? Allora, per i ragazzi che si trovano in condizioni di essere stati a contatto con un compagno di classe positivo, il medico di medicina generale può prescrivere il tampone su ricetta dematerializzata in modo tale che il genitore può andare in farmacia o in un laboratorio di analisi convenzionato in modo tale da non pagare la prestazione. È ovvio che ci devono essere delle condizioni, non è indiscriminata questa richiesta. La richiesta può essere, diciamo, fatta per quanto riguarda quei ragazzi i quali hanno avuto contatto stretto in classe con diciamo, ragazzi positivi. Quindi questo è molto importante. Ovviamente vanno fatti sempre su consiglio del medico, non è che uno fa un tampone, poi il giorno dopo ne può fare un altro e così via. Quindi ci vogliono delle regole. È stata fatta questa normativa per agevolare le famiglie. È ovvio che in questi momenti di difficoltà si cerca di dare una mano alle famiglie e quindi evitare, dare uno sgravio economico. Però il filtro è sempre il medico di medicina generale, quindi fate capo sempre al vostro medico e chiedete a lui, è molto importante. Quindi io consiglio evitare in generale i tamponi indiscriminati, sentitevi col medico di medicina generale o col pediatra se per i bambini più piccoli e fare capo a loro, al medico, che il medico vi può dire se si deve fare se si deve fare il tampone o non si deve fare, o se si deve aspettare. A proposito di questo, dottore, che molti sono un po' confusi, ecco, possiamo anche spiegare come funziona dal contatto stretto di un positivo? Conviene fare il tampone il giorno dopo oppure è bene attendere i canonici 5 giorni per il T5 così dominato? Allora, prima di tutto bisogna distinguere. Noi abbiamo due tipi di tampone, il tampone antigenico rapido e il tampone molecolare. Il tampone antigenico rapido ha diciamo, la caratteristica di darci il risultato in tempi più rapidi, più veloci. Il tampone molecolare no, perché ovviamente ci vogliono dei tempi più lunghi, va processato, diciamo, in laboratorio, quindi ci vogliono dei tempi maggiori. Cosa bisogna fare? Bisogna dare il tempo, cioè se un soggetto che può essere un ragazzo o una persona adulta ha avuto un contatto stretto con un Covid positivo, bisogna aspettare almeno 5 giorni. È inutile fare un tampone il primo giorno o il giorno dopo, perché così facendo abbiamo fatto due cose sbagliate. Possiamo avere dei falsi risultati, quindi falsi negativi, e un dispendio, se mi consentite, economico assurdo. Oggi come oggi i soldi non si possono buttare dal balcone. Allora, io ritorno a quello che ho detto prima. Voi dovete fare riferimento a noi medici, dovete chiedere a noi e non andare, diciamo così, senza un motivo e fare questi tamponi in farmacia o nei laboratori. Perché facendo così facciamo delle cose inutili, abbiamo un dispendio economico notevole e non abbiamo risolto niente. Pochi concetti però devono essere chiari, mi raccomando.